Via i lavori di riqualificazione degli alberi posizionati nel perimetro esterno di Piazza Garibaldi sulla base della relazione di valutazione biostatica redatta da Filippo Fernandez. L'intervento prevede la sostituzione di alcune alberature che costituiscono al momento un pericolo per la pubblica incolumità. La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle province di L'Aquila e Teramo ha, sulla base della relazione, ritenuto che le opere progettate sono compatibili con i criteri di tutela definiti dalla legislazione vigente in materia di beni culturali e pertanto, per quanto di competenza, ha rilasciato la propria autorizzazione ai lavori. Gli interventi che prevedono il taglio dei 18 alberi di tiglio nostrano e la rimozione dell'apparato radicale sono necessari per prevenire il rischio di caduta, in quanto gli alberi sono stati descritti come secchi e senza possibilità di ripresa. Naturalmente, ogni albero espiantato sarà sostituito con analoga essenza arborea, secondo il criterio del com'era, dov'era, al fine di ricostruire l'immagine consueta della nostra piazza, fanno sapere dal comune. Arrivano i primi responsi dall'Art Abruzzo sul monitoraggio effettuato nell'area della discarica del Cogesa, la società partecipata che si occupa della gestione del servizio rifiuti nella zona Peligno Sangrina, in alcuni comuni dell'Aquilano. I 5 campioni di particolato prelevati nel mese di luglio non hanno evidenziato particolari anomalie. Le analisi hanno infatti accertato che le polveri sottili sono al di sotto dei limiti previsti dalla legge. Tuttavia si attende l'esito dei prelievi sulla qualità e la salubrità dell'aria. L'Art ha annunciato che i risultati arriveranno nei primi giorni di settembre. I campioni sono stati inviati in 2 diversi laboratori. Le centraline installate dall'Art a Noce Mattei sono state attrezzate per analizzare le matrici di acqua e aria e per monitorare le concentrazioni di inquinanti derivanti da incendi, emissioni d'origine e sversamenti. L'Art ha inoltre monitorato l'aria utilizzando droni con termocamere ottiche e termiche per verificare eventuali differenze di temperatura del suolo, rilevatrici di fuoriuscite di gas e sostanze potenzialmente inquinanti. Intanto il Cogesa, dopo le prime prescrizioni, ha dirottato in altri impianti della regione rifiuto organico. Ciò ci ha consentito di far cessare i miasmi, afferma l'amministratore unico Nicola Spoli. Mi permetterei di parlare dell'azienda a tutto tondo, nel senso che per quanto riguarda la gestione dell'impianto, quindi facendo riferimento alla discarica, immagino che la domanda fosse indirizzata in quella direzione. Io non ho competenze specifiche, facendo tutt'altro mestiere, per poter rispondere compiutamente. Però posso dire che nel corso dell'ultimo incontro del controllo analogo che si è tenuto nel corso del mese di agosto, ho acquisito con piacere quello che è stato detto da alcuni sindaci e in primis dal sindaco del comune di Sulmona, che di tanto in tanto passa da quelle parti dove è situato il polo e quindi anche la discarica, ha avuto modo di dire nel corso dell'assemblea che i miasmi famosi che più volte sono stati evocati e anche a ragion veduta in diverse circostanze, adesso non hanno più, diciamo così, quell'intensità e soprattutto quella frequenza. Di tanto in tanto può capitare, però il sindaco Sulmona diceva che la situazione è sostanzialmente migliorata rispetto a quello che era accaduto nel recente passato. Il prossimo 1° settembre, nell'ambito dei festeggiamenti per la giornata parrocchiale del Creato, i fedeli e i membri della comunità di San Francesco di Paola si riuniranno per un viaggio ispiratore di fede nell'evento Insieme Semplicemente con San Francesco di Paola. La camminata è organizzata dalla parrocchia di San Francesco di Paola e dall'associazione Insieme Semplicemente, in collaborazione con il comune di Bugnara e il comitato San Giuseppe. Una passeggiata spirituale che porterà i partecipanti da Sulmona a Bugnara. La giornata inizierà alle ore 9 dal piazzale di San Francesco di Paola a Sulmona, con partenza alle 9:15 per Bugnara, dove sarà celebrata la messa alle ore 12. Alle ore 13 il pranzo in una struttura al coperto, dove l'associazione offrirà un piatto di pasta ai partecipanti. Il percorso quindi vedrà la partenza da piazzale di San Francesco di Paola a Sulmona, passando per la statale provinciale 479 per Scanno, via di Mezzo, via Tricalle, via Roma, via della Pescara, chiesetta di San Francesco di Paola in Bugnara. La manifestazione avrà luogo anche in caso di pioggia. La storica corsa degli zingari si proietta verso il futuro grazie a una partnership innovativa con la Lux Holding. A partire dal 2025, questa tradizione millenaria sarà accessibile nel metaverso, offrendo un'esperienza unica e immersiva.
Il progetto mira a trasportare gli spettatori in un mondo virtuale dove tutto è possibile. Con un semplice clic sarà possibile partecipare in tempo reale alla corsa degli zingari a Pacentro e viaggiare indietro nel tempo per scoprire le origini di questa antica manifestazione. Innanzitutto c'è una grandissima soddisfazione perché siamo l'unica associazione privata che ha siglato un accordo così importante. La Lux Holding è l'azienda, diciamo, top e più importante del settore, la numero uno. È un passo molto importante da quanto abbiamo preso l'associazione, da quanto l'abbiamo rilevata io e il mio gruppo, e ho la fortuna di presiederla 6 anni fa, ci eravamo posti proprio degli obiettivi di portare la corsa e Pacentro nel mondo. Ci siamo riusciti con la partecipazione con il film Carne e Tossa, con una grande massiccia diffusione mediatica dai social al cartaceo, ai giornali, alle televisioni nazionali e internazionali. Ci mancava questo passo perché il mondo si è evoluto, noi dobbiamo mantenere una tradizione, cosa che facciamo, ma guardare verso un futuro prossimo, cioè creare economia e generare turismo nel nostro paese. Quindi il metaverso era un passo fondamentale da fare. Abbiamo messo il piede sull'acceleratore e ringraziamo gli sponsor che ci hanno dato una grandissima mano per questo progetto, senza di loro era praticamente impossibile. E andremo in rete, diciamo, da luglio, 1° luglio 2025, cioè la corsa verrà fatta, verrà vista in maniera reale dall'intelligenza artificiale, dal metaverso, e potrà essere usufruita da tutti, quindi in tutte le parti del mondo, su qualsiasi smartphone, su qualsiasi computer, si potrà giocare gratuitamente alla corsa degli zingari, ma giocare in maniera reale, in maniera proprio attiva, e questo genererà una mole di entrate economiche, micro sponsor, macro sponsor, perché all'interno di questa camera di metaverso è possibile mettere sponsor, stanze di regia. È un progetto molto bello e molto articolato che permetterà alla corsa degli zingari di essere autonoma economicamente, perché come dico sempre, le nostre sono figure non fisse, sono figure cicliche. Quindi noi abbiamo il dovere morale e il dovere, diciamo, umano di lasciare ai nostri ragazzi una macchina economica che abbia una funzionalità aziendale e soprattutto indipendente, senza essere dipendenti da nessuno. Gabriella Di Meo, 18 anni, studentessa dell'indirizzo turistico a Sulmona, è stata incoronata Miss Sorriso Abruzzo 2024. La giovane di Prato La Peligna ha conquistato il titolo a Rocca Casale, distinguendosi tra 18 ragazze provenienti da tutta la regione. La serata, organizzata dal Comune di Rocca Casale in collaborazione con l'agenzia PAI, ha riscosso un enorme successo. La giuria, presieduta da Sylvie Tulli, ha valutato attentamente le partecipanti, premiando Gabriella per la sua bellezza e il suo sorriso radioso. L'evento è stato arricchito dall'esibizione di Valeria Di Giacomo, che ha incantato il pubblico con la sua voce, e dalle coreografie di Ilaria Antonucci e Lucia Alfonsi. La serata è stata presentata da Orietta Spera, mentre il fotografo ufficiale dell'evento è stato Antonio Oddi. Miss Sorriso Abruzzo è la numero 13, Gabriella Di Meo! Scenario Fiorale Agnello, il nostro castello, dipinto da delle bellezze veramente insuperabili. Complimenti a tutte le ragazze e complimenti alla vincitrice Gabriella. Questo è un omaggio da parte della parrucchiera Valeria Torelli di Rocca Casale, che ti ha fatto un regalo per i capelli. Un applauso. Grazie, Valeria.
Grazie a voi, Siria, un commento. Innanzitutto in bocca al lupo, scusatemi, congratulazioni a tutte, perché è veramente difficile essere con il numero e sfilare. E soprattutto congratulazioni a te, perché sei stata molto brava. E nulla, come hai detto tu, il castello di Rocca Casale ha contornato questa bellissima serata, e in bocca al lupo per le prossime, perché non è finita. Quindi coraggio e mettetecela tutta. Appuntamento a Numana. Ci teneva a ringraziare tutti quanti e la mia famiglia, che stasera è tutta riunita qui, che mi ha sostenuto e mi ha permesso di fare questa esperienza, e grazie a tutte le mie compagne che mi sostengono, grazie a tutti quanti. E il sindaco chiude. In chiusura. Ragazze, è stato difficile, comunque tutte brave, tutte bellissime, e io vi faccio in bocca al lupo per le prossime selezioni che ci sono. Veramente in bocca al lupo. Quindi qui abbiamo la finale regionale di Miss Sorriso. Come vedete, non potevamo scegliere un palcoscenico migliore, il Belvedere Cesare Torelli, ed oggi già la bellezza del territorio si alzerà di livello con la bellezza di queste ragazze. L'idea è partita per gioco, abbiamo deciso di valorizzare questo paese, Rocca Casale, che è una grande risorsa, il castello, e quindi con questa manifestazione abbiamo cercato di portare un po' di persone per conoscere il territorio. Un grazie al comune, al sindaco Enrico Pace, che mi ha dato fiducia. E sono emozionata, grazie di cuore. E stasera ci troviamo a Rocca Casale, è il primo anno che veniamo in questa località, un posto molto bello, una location molto bella, e che ci è stata insomma suggerita dall'amministrazione, in quanto poi c'è la ragazza Miss Abruzzo dell'anno scorso, Siria Di Giacomo, che lei è proprio di queste zone. Allora, Popolandia nasce nel 2014 riprendendo un'idea che a Medio Natale il nostro compianto vice sindaco aveva avuto nel 2010. Nasce da qui quest'idea, e insieme a Popolandia, attraverso una importante collaborazione, abbiamo messo in piedi questo evento, che ogni anno è andato sempre crescendo ed è arrivato ad un livello assolutamente di rilievo, non solo per Popoli ma anche per i comuni del circondario. Abbiamo visto da stamattina, praticamente Popoli è diventato un Luna Park all'aperto, e va detto, con giochi assolutamente gratuiti per tutti i bambini, e c'è grande soddisfazione. Ma la soddisfazione è proprio questa, perché ormai siamo alla 11ª edizione e c'è proprio uno spirito assolutamente bello. Come dicevi tu, tutto è gratuito, Popoli diventa un enorme parco giochi che inizia alle 16 e termina con le stelle a notte fonda. A distanza di 14-15 mesi, quando Popoli è diventata Popoli Terme, forse questa sera assume un altro nominativo, Popolandia. Un'idea meravigliosa, un parco giochi all'aperto gratuito per tutti i ragazzi, con un'idea che viene da lontano. Lo chiediamo sempre al nostro sindaco Moriondo Santoro, da chi nasce e come nasce questa idea. Sì, quest'anno siamo arrivati all'11ª edizione, se non sbaglio, di Popolandia. Allora, l'idea iniziale è stata quella del compianto, veniva dal compianto vice sindaco a Medio Natale, che voleva questa festa dedicata ai bambini. Da quell'idea poi siamo riusciti un po' tutti a fare questo. Ormai sono 11 anni che diventa un evento per i bambini, che tutti 14 d'agosto, che poi è stata scelta questa data perché è la data di nascita di Amedeo Natale. Quindi abbiamo unito queste due cose, questo ricordo, e potete vedere che ogni anno tutte le strade del paese sono piene di giochi, ma soprattutto piene di bambini e di famiglie che accompagnano i propri figli qui. Ogni anno il successo ormai è consolidato. E volevo dire grazie anche all'associazione Popolandia, guidata da Maurizio Costantini, che è un gruppo ormai amalgamato, e che sa che cosa vuole, che cosa deve fare, e ogni anno il risultato è assicurato.
quindi anche quest'anno abbiamo fatto il pieno e niente, siamo felici di questo. Tre giorni dedicati alla bellezza, dedicati anche ad un messaggio di inclusività, non solo alla bellezza, perché Virgo, oltre ad essere un prodotto commerciale, ha anche legato a sé una sorta di filosofia verso l'inclusione e l'unità nelle diversità. Poi farlo in una piccola località come Brecciarola è ancora più carino, cioè ritrovare anche gli spazi più piccoli. Quest'anno poi è stato l'anno dei borghi, della rivalutazione delle robe più autentiche, per cui tutto perfetto, tutto bello. A cantare dal vivo, siamo tutti molto felici, le date sono piene, speriamo che si prolunghi anche per l'invernale tutto questo. C'è un ricambio bellissimo, i singoli vanno alla grande, l'invernale c'è un grande punto interrogativo che tutti stiamo aspettando. Curioso particolare che hai incontrato? Allora, ce n'è uno a cui sono anche affezionato, anche se mi ha preso a calci in culo, a schiaffi in faccia, che si chiama Luca Barbareschi, che all'epoca faceva il deputato ma non andava mai in Parlamento perché doveva girare i suoi film. Quando sono andato a chiedergli ma perché non si dimette visto che deve fare i suoi film, lui mi ha risposto senza parlare, cioè prendendomi a calci nel culo, scusate il termine, e a schiaffi. Però mi fece così ridere quella scena che per me alla fine è il personaggio più curioso e al quale sono più nel profondo del mio cuore affezionato. Però ti posso dire che in Italia c'è, al di là di tutto, al di là delle polemiche, una libertà di stampa abbastanza diffusa che ci permette di fare questo lavoro, con tutte le difficoltà, perché non mancano, soprattutto quando vai a toccare i poteri forti, qualcosa di forte. Però in generale, da giornalista d'inchiesta, non mi posso lamentare del clima che c'è in Italia. Il discorso dei social, i telefonini hanno cambiato il mondo anche del giornalismo, purtroppo i giornali sono in crisi, anche le televisioni non è che vivono un momento bellissimo, perché in effetti i costi televisivi sono sempre molto alti, ma sono soprattutto i giornali, i settimanali, ma soprattutto i quotidiani che in effetti hanno 3.000 problemi, hanno molti problemi soprattutto economici. Per quanto riguarda il giornalismo, chiaramente è una categoria in crisi, perché anche quando mancano i soldi, chiaramente è più facile andare ad attingere a risorse più facilmente addomesticabili, che ubbidiscono a quello che è il proprietario e l'editore che ti dice quello che devi fare, quindi con scarsa capacità di dire di no o di ribellarsi o di fare le domande che devono essere fatte. Io vedo anche in grandi giornali a volte, non so, dei miei colleghi vengono un po' osannati, poi vedo che quando fanno delle interviste a certi tipi di personaggi una domanda che io mi aspetto facciano magari non la fanno. Però il giornalismo ci sarà sempre, così come ci sarà e dovrà esserci sempre una grande libertà di pensiero e di espressione. Bisogna aver imparato qualcosa di quegli 2 anni terribili che abbiamo passato. Intanto mi faccia dire che il premio stasera va a me, ma lo voglio condividere con tutti i sanitari che hanno lavorato pancia a terra per negli ultimi anni in quei momenti terribili. Quindi medici, infermieri, operatori sanitari, militi, segretari e tutti quelli che lavorano nel sistema sanitario. Ci sono alcune cose molto semplici che dovremmo aver imparato. Uno è lavarsi le mani, che è una cosa di una semplicità inaudita, ma però purtroppo gli italiani lo fanno molto poco e dovrebbero farlo di più. La seconda è che se stai male, cioè se hai mal di gola, se hai raffreddore, se tossisci, magari è meglio se te ne stai a casa, e se proprio non puoi fare a meno di startene a casa, esci e ti metti una mascherina. Sono cose di una banalità inaudita che però purtroppo vengono ancora troppo frequentemente disattese. Le multinazionali sono le stesse che ci hanno dato tanti farmaci utili, quindi questo caccia alle streghe che abbiamo visto negli ultimi anni alle multinazionali sono le stesse che danno la pastiglia della pressione alla nostra nonna, che danno i farmaci per curare i tumori quando ce li abbiamo o che ci curano il diabete. Quindi meno male che le aziende farmaceutiche ci sono e investono. Nuove pandemie magari ce ne saranno, oggi quietiamo, un momento di quiete, ci sono tanti problemi in giro per il mondo, in questo momento credo che sia giusto godersi questa fine di estate senza guardare troppo ai problemi infettivologici. Io ho avuto la fortuna di fare uno sport che mi ha aiutato fisicamente, perché un altro sarebbe stato un po' diverso. Invece ho avuto la fortuna di essere stato un atleta che mi ha aiutato moltissimo. Beh, ho avuto la fortuna di giocare con i più grandi giocatori del mondo, da Maradona a Platini, che era con me
da Zico, Falcao, insomma. Gli anni 80 sono stati gli anni più belli del calcio e sicuramente dal 90 in poi è cambiato molto. Beh, oggi è molto più facile avere l'opportunità di andare a giocare in Serie A, a differenza dei tempi miei che era molto più difficile trovare sistemazioni in squadre importanti, però insomma l'importante è avere fiducia, entusiasmo e voglia di fare. Sono cambiati che hanno più soldi, hanno più soldi e questo credo che abbia cambiato un po' la mentalità dei giocatori, che non c'è più quella voglia di fame che una volta c'era ancora. Invece oggi hanno già un milione in banca e fanno meno sacrifici. Parallelamente ho cercato negli anni, insomma, mi sono cimentata in varie arti e continuo a cimentarmi, come la musica, anche la pittura, diverse espressioni artistiche, mi sono sempre concessa diverse esperienze, come anche la recitazione, dove spero di poter esprimere l'autenticità di quello che è il mestiere dell'attore, e quindi sì. E poi ovviamente qua a Chieti è bellissimo perché è la città originaria di mio papà ed è veramente splendido e magico ricevere un premio così prestigioso. Stiamo vivendo ormai da più di 2 anni un momento veramente speciale, dove sentiamo il calore del pubblico, sentiamo che tutto il lavoro fatto in 25 anni di carriera è culminato in un successo ancora nuovo, ancora più entusiasmante, se si può dire, degli anni passati, cioè sembra sempre più in crescita, quindi siamo felicissimi di tornare ancora qui a Chieti. Sicuramente l'uscita del nostro libro insieme, che si chiama Sisters, che uscirà verso fine settembre, e gireremo un po' in alcune librerie ovviamente per incontrare il pubblico, e poi ci sono dei progetti ancora. Sì, diciamo, non possiamo ancora parlarne, poi Paola sarà X Factor, io anche sto facendo anche delle cose, insomma, come recitazione, quindi proseguiamo sia con le nostre passioni personali e sia insieme. E io cerco di dare ai giovani sempre tutta la mia esperienza e in cambio voglio l'attualità da loro, però ecco, per fare coreografie e insegnare bisogna aver fatto una carriera molto lunga. Musical, faccio regia e coreografia, flash dance, devo dire è un musical molto difficile perché tutto quello che poi fanno gli americani, che loro hanno sempre una marcia in più, ma anche noi abbiamo fatto una bella cosa, devo dire, con Alex Belli, Sara Riccio, gente brava, veramente molto brava, è un bellissimo corpo di ballo che è lo stesso che abbiamo adoperato qui. Poi faccio questa nuova esperienza del Grande Fratello, spero di essere all'altezza e di non deludere il pubblico e tantomeno la mia famiglia e me stesso. Il rapporto con Carmen Russo, avete scherzato sul fatto che siete tirati l'acqua come due ragazzine, è meravigliosa questa cosa, siete una coppia modello. È il rapporto nostro, giochiamo, facciamo, però abbiamo basato il nostro matrimonio proprio sulla semplicità e la normalità. È chiaro, rispettando l'uno all'altro, è chiaro, qualche volta abbiamo rotto qualche piatto a casa nostra, però eccoci qua, siamo così, noi cerchiamo di essere normali, noi vogliamo essere persone normali al di fuori del palco. E ormai non si parla altro che di Fedez e di Ferragni. Devo dire che la storia di Campara, che è l'amministratore delegato di Golden Goose con Chiara Ferragni, è verissima. E per una volta Fedez, che nel corso di quest'estate ha avuto ben 5 fidanzate, ora sta rosicando amaro e va a aver pazienza. C'è un Dio che punisce chi è arrogante e chi ha successo come lui. Per fortuna il successo lui ce l'ha e io sono molto molto contento che lui ce l'abbia. Poi ha seguito il mio consiglio, io sono sempre che quando finisce una storia il chiodo schiaccia chiodo funziona sempre. Certo, lui mi ha preso un po' troppo alla lettera. Ciao!